Dopo la sosta natalizia è il momento di tornare a parlare di grande calcio dilettantistico, amici della Wii Sport. Siamo al Garden di Mili per la 16ª giornata del campionato di eccellenza. Si affrontano sul rettangolo verde Città di Messina e Real Aci. È il testa coda del girone, infatti il Città di Messina guida al primo posto a quota 35 punti, il Real Aci invece se la passa malissimo, solo 7 punti guadagnati finora e 0 vittorie nelle trasferte finora disputate. Il fortino del Garden di Mili invece è la marcia in più del Città di Messina, che nelle 8 partite giocate tra le mura amiche ha guadagnato 7 vittorie e una sola sconfitta. Mister Furnari si affida al classico 3-5-2 con Paterniti tra i pali, linea difensiva con Salvatore Leo, Bombare e Filistad a centrocampo. Sulla sinistra viene confermato Gina God, dopo la convincente prova contro il Città di Ragusa viene dirottato a destra Davide Leo, sulla mediana Cardia, Silvestri e Quintoni, in avanti Rasello Giudice, dall'altra parte invece Mister Malaguarnera schiera con il numero 1 Cardillo, 2 Sorbello, 3 Patanè, 5 Scalia, 4 Pennisi, 6 Tornatore, 7 Laudani, 8 Ligata, 9 Costa, 10 Rasà, 11 Aleo. Il Città di Messina batte il primo pallone del match attaccando a destra verso sinistra in maglia rossa, inserti gialli. Dall'altra parte invece il Real Aci in maglia bianca, inserti granata. La prima occasione per il Città di Messina, colpo di testa di Silvestri che riesce a liberare Rasà, bravo a liberarsi della marcatura. Entra in area di rigore da buona posizione, ci prova con il mancino mandando il pallone alto. È un ottimo impatto quello del Città di Messina sulla partita. Lo Giudice prova ad accendersi, gioco di gambe su un avversario, palla dentro per Rasà, è troppo forte però il pallone che non raggiunge l'attaccante. Ancora il Città di Messina che prova ad attaccare, qui però perde il pallone, lo riconquista il Real Aci che prova la conclusione della distanza con Aleo. È un gioco da ragazzi però per Paterniti, parare, rimessa laterale con Bombara che trova in area di rigore lo Giudice, si gira col mancino l'ex Pistunina, Cardillo mette il pallone sul palo e quindi in calcio d'angolo. Città di Messina pericoloso, poco dopo però episodio chiave, infatti a gioco fermo con un calcio di posizione guadagnato dalla Città di Messina arriva questa manata in faccia da parte di Quintoni che vale il rosso diretto al numero 11 di Mister Furnari. Il Città di Messina resta in 10, ingenua espulsione per l'esperto calciatore ex Igea Virtus. Vediamo però come le immagini inchiodino il centrocampista della Città di Messina, che quindi dovrà abbandonare i suoi. La reazione della prima in classifica però non tarda ad arrivare, c'è un calcio di punizione di Lo Giudice, il pallone viene messo dentro, una prima respinta da parte della difesa del Real Aci, il tocco di mano netto da parte di Tornatore e arriva il calcio di rigore per il Città di Messina, che ha la ghiotta occasione, nonostante l'inferiorità numerica, di portarsi in vantaggio sul punto di battuta. C'è lo specialista Rasà alla ricerca dell'ottava segnatura stagionale, riesce a spiazzare Cardillo, il pallone però va sul fondo. È ancora 0-0 e di lì a poco arriva il duplice fischio del direttore di gara. Le due squadre guadagnano gli spogliatoi a reti bianche, un buon Città di Messina, un ottimo Real Aci che ha tenuto il campo in maniera dignitosissima contro la prima in classifica. Peserà nella seconda frazione l'espulsione di Quintoni e il rigore sbagliato da Rasà. Parte però subito forte il Città di Messina, che dopo appena un minuto del secondo tempo con questa combinazione Rasalo Giudice porta al tiro il numero 10, deviato così da Pennisi che per poco non trova un clamoroso autogol. A pochi centimetri di vantaggio il Città di Messina nel secondo tempo sembrano avere tutt'altra marcia quelli di Furnari. C'è un calcio di punizione genialata da parte di Cardia e con questo esterno riesce a servire in area di rigore Lo Giudice. Si ostacolano l'attaccante e Salvatore Leo a un passo dal vantaggio il Città di Messina, che sembra non pagare l'uomo in meno fino a questo momento. Primo cambio, entra Calcagno ed esce Ginagò per Mister Furnari. Il Real Aci prova in qualche modo a cercare di smorzare gli attacchi giallorossi. Questa conclusione dalla distanza da parte di Laudani viene messa in calcio d'angolo da Paterniti, poi Calcagno va ad appoggiare sulla destra per Salvatore Leo che salta il diretto avversario, prova all'esterno, manda di poco il pallone al lato, buona proiezione offensiva per il centrale difensivo. Ancora Città di Messina che riguadagna il pallone grazie a Cardia che è indemoniato, prova la conclusione dal limite dell'area in caduta, Cardillo fa sua la sfera,
È solo il preludio al gol, infatti la città di Messina poco dopo troverà il vantaggio, azione sull'out mancino, lo giudice riesce a trovare Davide Leo che si mangia letteralmente due avversari, entra in area di rigore, viene toccato sulla linea dal difensore del Real Aci ed è il secondo calcio di rigore per la giornata per la città di Messina. A nulla servono le proteste, Nanfa dice chiaramente che calcio di rigore stavolta sul punto di battuta, ci va Cardia che spiazza Cardillo e trova il gol del vantaggio. Al minuto 66 la città di Messina trova il gol che sblocca le ostilità, lo segna Cardia, uno dei migliori in campo che festeggia con tutta la squadra, un gol importantissimo che proietta la città di Messina adesso a più 4 sulle Biancavilla in attesa della partita di domani della seconda in classifica. Regge bene la squadra di Mister Furnari che continua a effettuare cambi, entra Princi per lo giudice, il Real Aci prova a sfruttare un'occasione offensiva, qui la conclusione dalla distanza viene effettuata da Scalia che supera Princi, prova il destro, il pallone arriva lento lento tra le braccia di Paderniti, città di Messina pericolosissimo, poco dopo calcio d'angolo da parte di Calcagno, colpo di testa di Leo che sbatte sul palo. Arriva poi Princi che ci prova con il mancino, la palla però viene deviata da Cardillo. Esce Razzai, entra Simone Alessandro, si va a infoltire di Juniores, la formazione giallorossa, entra infatti anche Di Stefano per Davide Leo. Ottima partita per il numero 2 di Mister Furnari. Ci sono 4 minuti di recupero come indica il direttore di gara Nanfa, non succede nulla, solo il cambio di un infortunato Calcagno che viene rilevato sul rettangolo verde da Porcino. Arriva il triplice fischio del direttore di gara, di lì a poco vince la città di Messina e conquista la sesta vittoria consecutiva in questo campionato e continua a confermarsi prima in classifica. La settimana prossima trasferta a Caltagirone per cercare di aumentare le distanze sulle dirette concorrenti, adesso è più 4, forse per una notte o forse per qualcosa di più. Amici della Wii Sport, il più cordiale saluto Antonio Caro e alla prossima.